Ciao, per chi si fosse chiesto come si possa eliminare il redirezionamento verso la schermata di login dopo un certo tempo di inattività del computer, probabilmente facendo una ricerca su YouTube si saranno trovati video come questo dove magari si propone la modifica di chiavi di registro del sistema. Inserendo nuove chiavi, appunto, oppure altri che magari propongono la disattivazione della password di login a tutela, appunto, dell'account dell'utente in uso. In realtà, diciamo che Windows, non soltanto Windows 10, ma comunque qualunque versione anche precedente di Windows, ha la possibilità di gestire questa scelta se essere o meno redirezionati verso la schermata di login dopo un certo tempo di inattività del computer tramite la funzione, le opzioni di risparmio energetico nel pannello di controllo. Quindi l'accesso è o tramite pannello di controllo oppure andando qui nel menu del tasto destro sul desktop in personalizza, attendendo quindi l'apertura delle impostazioni. Ok, andando nella schermata di blocco, perché appunto è quella la parte che ci riguarda, scorrendo in basso troviamo le impostazioni di timeout dello schermo. E qui appunto troviamo queste voci che riguardano lo schermo e riguardano la sospensione. Quello che a noi interessa è lo schermo. Ripeto, la stessa voce può essere trovata tramite pannello di controllo, quindi andando nelle opzioni di risparmio energetico. No, ho sbagliato il link. Opzioni di risparmio energetico. Ok, a questo punto qui si ha la possibilità di o creare una combinazione personalizzata per il risparmio energetico oppure andare a modificare quella consigliata, bilanciata o qualunque essa sia. In questo caso diciamo che vado a modificare quella predefinita. Allora, i valori predefiniti intanto si ripristinano cliccando su questo link, quindi ripristina impostazioni predefinite per questa combinazione. E ripeto, come in questo caso, troviamo gli stessi valori per lo schermo e per la sospensione, quindi schermo in caso di alimentazione a batteria si disattiva dopo 5 minuti e nel caso di alimentazione da rete elettrica si disattiva dopo 10 minuti. Per quanto riguarda invece la sospensione, che in questo caso comunque non ci interessa, questi sono i valori relativi. Ripeto, quindi andando a modificare qui o qui, sia la stessa cosa. In questo caso vado a, anzi minimizzo per ora. Quindi quello che a noi interessa è selezionare questa voce, tanto per l'alimentazione a batteria, quanto per l'alimentazione da rete elettrica, e ricordarsi di salvare i cambiamenti senza quindi la necessità di dover riavviare il sistema come magari si proponeva. E in questa maniera si è già concluso. Quindi ora magari bisogna assicurarci anche che non si venga redirezionati verso la schermata di login nel caso in cui sia attivo uno screen saver. Quindi andiamo qui, ritorniamo indietro, scorriamo in basso e impostazioni screen saver. Ok, nel mio caso non ho alcuno screen saver, comunque bisogna essere certi che non sia selezionato questo checkbox, perché altrimenti nel caso di una inattività selezionata con questo selettore, intanto vabbè, non avendo screen saver non è inattivo, ecco, avendone scelto uno
dopo tot tempo, quindi dopo un minuto in questo caso, si verrebbe, si attiverebbe in maniera automatica lo screen saver, e selezionando questo checkbox si verrebbe poi redirezionati verso comunque la schermata di login e quindi l'inserimento della password prima di accedere al desktop. In questo caso io comunque deseleziono tutto, ma comunque anche a voler mantenere lo screen saver bisogna soltanto ricordarsi di deselezionare questa casella. Quindi si fa applica, ok. Ritornando al pannello di controllo, andando a guardare le altre impostazioni, vediamo specifica cosa avviene quando si chiude cosa che dice? Specifica cosa avviene quando si preme il pulsante di alimentazione. Quindi io selezionerei il resto del sistema, sia nel caso di alimentazione a batteria sia nel caso di alimentazione da rete. Quando invece si chiude il coperchio, perché magari io imposterei il non intervenire in entrambi i casi, perché comunque è possibile che si desideri mantenere in background un programma, quindi senza mettere in sospensione il computer, perché magari si vuole fare un rendering o comunque si vuole mantenere attiva la sessione, però ci si deve allontanare dal computer, per cui si chiude il coperchio e quindi diciamo che non si vuole comunque bloccare l'attività del PC. La cosa importante è qui probabilmente in maniera predefinita si ha questa casella selezionata. Per attivare queste caselle intanto c'è da cliccare su questo link. Dopodiché, ripeto, la scelta consigliata, definita consigliata, è quella di avere questo checkbox attivo, salvando sempre i cambiamenti, sì, la scelta. In realtà, quando è bene averlo e quando non è bene avere questa casella selezionata? Intanto è bene averla selezionata quando magari si ha un computer con solo sistema operativo, con il solo sistema operativo Windows, per cui avendo questo checkbox selezionato, appunto l'avvio di Windows, il caricamento di Windows avverrà in maniera più rapida. Per cui varrà la pena avere questo checkbox selezionato. Lo svantaggio invece subentra quando si ha un computer con più sistemi operativi installati contemporaneamente, come nel mio caso in cui ho un sistema in dual boot cosiddetto, per cui ho sia Windows sia Linux, e in fase di avvio del PC mi si dà la possibilità di avviare o Windows o Linux. In quel caso, se avessi questa casella selezionata, avrei poi la spiacevole circostanza di avere l'impossibilità di scrittura e modifica dei file di Windows sotto Linux. Quindi in pratica, stando caricando il sistema Linux, potrei leggere qualunque file di Windows, cosa che Windows non permette nei confronti di Linux. Quindi Windows è incapace di leggere il file system di Linux, però viceversa è possibile. Quindi Linux è in grado di leggere i file di Windows, però nel caso in cui questo checkbox rimanesse attivo, selezionato, mi troverei a poter solo leggere i contenuti, quindi il file system sarebbe soltanto in fase di lettura, ma non di scrittura, e quindi non potrei andare né a creare cartelle né a modificare file già esistenti. Per cui è importante nel mio caso che mi ricordi di deselezionare questa voce e salvare i cambiamenti. Tra l'altro, con gli aggiornamenti che ci possono essere di Windows, quando magari si introducono nuove funzionalità, come quelle che ho indicato nel video precedente, dove in pratica è possibile girare il
il desktop con la pressione dei tasti, oppure anche la stessa del ridirezionamento, la ridisposizione automatica delle finestre per il trascinamento. In pratica, nel caso di questi aggiornamenti particolari di sistema, alcune opzioni predefinite vengono sovrascritte, per cui mi sono ritrovato magari a ritrovarmi in questa casella nuovamente riselezionata, per cui poi ero impossibilitato a modificare i file sotto Linux. Per cui eventualmente questo accadesse, la prima cosa da pensare è verificare che questo checkbox sia deselezionato, senza aver paura magari che l'hard disk si sia corrotto. Perché diversamente, se invece il checkbox fosse realmente deselezionato, ma comunque sotto Linux si avesse l'impossibilità di modifica dei file di Windows, in quel caso si può allora supporre che ci sia una corruzione del file system, e in quel caso c'è da fare un check del file system di Windows, ed eventualmente verificare anche l'integrità del disco rigido, e quindi in quel caso è anche bene farsi un backup dei dati. Comunque, prima di appunto di tutto ciò, è bene invece accertarsi che questo checkbox sia deselezionato. Questo sempre però nel caso in cui si abbia un sistema in dual boot o con più sistemi operativi comunque contemporaneamente installati. Ok, saluti.